Dunque, ci siamo lasciati sulla. Non di recitare il soggetto. Ci siamo lasciati sulla macchina sincrona funzionante con il modello modello della macchina sincrona in condizioni qualunque, modello in dinamica. Quello che facciamo oggi è particolarizzare questo modello per condizioni di funzionamento in regime stazionario e sinusoidale. Un accenno l'abbiamo già fatto quando abbiamo visto le condizioni relative al mantenimento della coppia di questa macchina. Una piccola integrazione a quello che vi ho detto ieri, vi voglio dire adesso. Noi stiamo trattando la macchina sincrona isotropa, ossia quella a traferro costante, altresì detta a poli lisci. Questa macchina ha cave generalmente aperte sul rotore. Diciamo un avvolgimento di statore che per il momento possiamo presupporre analogo a quello dello statore di una macchina, di una normale macchina a induzione. L'asse del rotore l'abbiamo chiamato asse diretto, a 90 gradi abbiamo l'asse quadratura. Abbiamo detto che il rotore va alimentato con corrente costante. Questa corrente costante da dove la prendo? O tramite le spazzole con una un convertitore, ok? Un raddrizzatore esterno, prelevo dalla rete, raddrizzo, mi porto a tensione e corrente continua. Questa tensione e corrente continua, attraverso il sistema di spazzole anelli che abbiamo visto ieri, viene trasferita al rotore. Oppure posso calettare sull'asse, un altro metodo che si usa normalmente, è calettare sull'asse del rotore una macchina in corrente continua, ok? Una dinamo, si chiama una dinamo eccitatrice, cioè una piccola macchina in corrente continua che serve soltanto a fornire potenza elettrica all'eccitazione del sincrono. Okay? Le macchine di questo tipo qui, sincrone a traferro costante, di tipo amperiano, cioè in cui i conduttori in cui sul rotore sono presenti i conduttori in cui passa la corrente, sono generalmente realizzate per un ridotto numero di coppie polari, generalmente mai superiore a due coppie polari, quindi quattro poli si fanno al più con quattro poli. Quando devo aumentare il numero di poli, quando il numero di poli aumenta, si fanno o a magneti permanenti, si preferiscono fare o a magneti permanenti, oppure costruire in un'altra tipologia di macchina che vedremo più in là, che si chiama a poli salienti, cioè a traferro non costante. Ma la vedremo in seguito, forse in una delle lezioni conclusive facciamo il modello di quest'altro tipo di macchina. Va bene? Ok, riferiamoci ad una macchina per il momento di questo tipo, traferro costante e o amperiana o con rotore a magneti permanenti. D'accordo? Dove i magneti permanenti sono disposti sul rotore in numero di quante sono le coppie polari. Ad esempio qua vedete una macchina a traferro costante con magneti permanenti, quattro poli. Okay? Questo è il rotore di una macchina a quattro poli a magneti permanenti. Ok, per il momento riferiamoci a questa tipologia di macchine. Ora, sono macchine che si possono
ad operare, ovviamente i magneti come sono magnetizzati? Indico le direzioni di magnetizzazione, sono alternati i magneti nelle loro direzioni di magnetizzazione in maniera tale da costituire due coppie polari, in questo caso visualizzate. Altra cosa che voglio dire, queste macchine possono funzionare sia da motore che da generatore, e noi particolarizzeremo le equazioni nelle condizioni da motore e nelle condizioni da generatore. Il modello come l'abbiamo costruito adesso è un modello nelle condizioni, nel funzionamento da motore, perché siamo partiti da una macchina sincrona funzionante da motore. Oggi vedremo come, cosa cambia quando la macchina funziona invece da generatore, e dovremo produrre il modello e l'espressione della coppia elettromagnetica anche per la macchina funzionante da generatore. Un brevissimo accenno alle linee di forza del campo dell'induzione magnetica in queste macchine, ok? L'eccitazione genera un campo che si richiude nello statore. Se io tracciassi l'andamento dell'induzione, troverei un campo magnetico con andamento questo. Guardiamo soltanto l'eccitazione senza, diciamo, avvolgimento di statore. Le linee di campo sono tali da generare un campo nel traferro che ha un verso da un lato e il verso opposto dall'altro, okay? È entrante nel rotore da un lato ed è uscente dal rotore. Stessa cosa per quanto riguarda l'eccitazione a magneti permanenti. Mi disegno solo due poli. A questo punto particolarizziamo l'espressione dell'equazione di statore che abbiamo visto ieri in regime stazionario e sinusoidale, e vediamo che cosa, come cambiano le equazioni scritte in termini fasoriali anziché di vettori di spazio. Allora, partiamo dalla espressione della tensione, dell'equilibrio elettrico delle tensioni scritte in termini di vettori di spazio. V uguale ad R con S per I con S più L con S D I con S su DT più J P omega R per I con S, per L con S, I con S, più Si con E. Ok? A questo si sommava un pezzo che è D, L con M, D I con E, su DT, se vi ricordate, ma questo, diciamo, lo possiamo trascurare se pensiamo che stiamo alimentando la macchina già con corrente di eccitazione costante, perché poi quando I con S diventerà un vettore con ampiezza di modulo costante e agganciato alla corrente di rotore, a quel punto ci troveremo che potremo produrre coppie. Okay? Vi trovate con questa equazione? È quella che abbiamo scritto ieri.
è l'equazione di statore della macchina sincrona. A questo punto vediamo che succede quando le grandezze sono quando siamo in condizioni stazionarie sinusoidali. Abbiamo già visto cosa succede. Succede che la corrente, abbiamo già scritta, la corrente I con S, il vettore di spazio, è uguale a radical 2 per il valore efficace della corrente per E elevato alla J omega T. Questo in regime stazionario e sinusoidale. Regime permanente, stazionario e sinusoidale. Ok? Da qui a qui ci passa il regime. Ok? Fino a questo momento qui le grandezze potevano essere qualunque, a parte la corrente di eccitazione che abbiamo mantenuto costante, e qui invece comincia il regime stazionario e sinusoidale. Ok, il regime stazionario e sinusoidale, la corrente è questa, ma qual è la corrente scritta in questa maniera? Quando la scrivo in questa maniera, la corrente è scritta nel sistema di riferimento dello statore. Ok? Ogni corrente sta nel suo sistema di riferimento. Analogamente anche la tensione è radical 2 V per E elevato alla J omega T, e qua ci mettiamo il segno, scusatemi, sopra di fasore, così ce le portiamo appresso con le loro giuste fasi. E questo avviene nel sistema di riferimento di statore. Nel sistema di riferimento di rotore, perché queste grandezze qua, ve lo ricordo, sono tutte quante riportate nel sistema di riferimento di rotore, cioè nel sistema di Q, vanno scritte in quest'altra maniera. I con S nel riferimento di rotore è uguale ad I con S nel riferimento di statore per E elevato alla meno J P teta, dove teta è l'angolo tra lo statore e il rotore. Ok? Ci va sottratto questo angolo. Questo l'abbiamo visto nella lezione di ieri, non vi sto dicendo niente di nuovo. Ma adesso, attenzione, perché teta è un angolo particolare, perché teta, abbiamo detto ieri che omega r è uguale a d teta su dt. Questo significa che teta, in funzione del tempo, nelle condizioni di regime stazionario e sinusoidale, vabbè, teta di t lo possiamo scrivere, facciamo un passaggio intermedio, è uguale a omega r all'integrale di omega r t più l'integrale di omega r di t in dt tra 0 e t. Se volete essere più precisi dal punto di vista matematico, qui dentro, ma cambiata la variabile, questa è tau, per non avere la stessa variabile di integrazione che invece la prendo. In regime stazionario e sinusoidale, teta di t è uguale ad omega r per t più un certo teta 0. Va bene? In particolare, se vi ricordate, abbiamo appena detto che in regime stazionario e sinusoidale, per avere chance di formare coppia costante, la velocità omega r deve essere uguale ad omega fratto p, cioè il rotore deve essere agganciato alla velocità di sincronismo. Ok? Deve essere al sincronismo. Quindi omega r è uguale a omega fratto p. E quindi a questo punto il teta di t diventa il seguente: omega fratto p per t più teta 0. Bene? Scriviamolo qui. Uguale I con S riportato allo statore per E elevato alla meno J
omega t per elevato alla meno j pi delta 0. Va bene? A questo punto esplicitiamoci la icona S nel riferimento di statore. Otterremo radical 2 i per e elevato alla j omega t, che va via con e elevato alla meno j omega t, per e elevato alla meno j pi theta 0. Beh. Analogamente, per quanto riguarda lo statore, la tensione, scusatemi, di statore, anche qui V con S nel riferimento di statore è radical 2 V per E elevato alla meno J P theta 0. Ok? Se mi consentite, per semplicità, tanto i fasori li possiamo riferire a qualunque angolo, porterei anche il theta 0 all'interno del fasore V, cambiando il riferimento fasoriale. Ok? Quindi V, alla fine scriverei V S nel riferimento di statore è uguale a di rotore. Questo è il rotore e questo è il rotore. Ok? V con S nel riferimento di rotore è uguale a radical 2 V e basta, e I con S nel riferimento di rotore è uguale a radical 2 per il fasore della corrente. Va bene? Prendiamo queste relazioni e le andiamo a sostituire nella formula che abbiamo trovato ieri. Posso cancellare? Sostituisco. Allora, radical 2 V è uguale ad R con S per radical 2 I più L con S per dei con S su DT, ma questo termine ovviamente va via perché io faccio la derivata di radical 2 I su DT, questa quantità qui va via perché è costante, più J P omega R per L con S per radical 2 I più si con R. Siete? Ok, allora divido tutto per radical 2, rimane V è uguale ad R con S per I più J P omega R L con S I più J P omega R per psi con E diviso radical 2. Allora, inizio a ricordare che a regime P omega R deve essere uguale ad omega, ok? Perché la macchina deve funzionare a velocità di sincronismo, omega R è uguale ad omega fratto P. Quindi omega per L con S la chiamo X con S, il modello si scrive molto semplicemente V è uguale ad R con S per I più J I
con S più, consentitemi di fare qualcosa, di fare questo, psi con E è un valore massimo ottenuto sulla base della corrente costante che passa nell'eccitazione, quindi la tensione che viene fuori è con 0 da Jp omega r psi con E è anch'essa valore massimo, divisa per radical 2 diventa un valore efficace. Ok, questa quantità la chiamiamo E con 0. E qua c'è mancato. Ok, ho semplicemente preso questa quantità qua e l'ha chiamata E con 0. Il radical 2 mi serve per far uscire il valore efficace dal valore massimo. P, questo qui? Anche questo qui? Ok. Omega R è uguale ad omega tratto P. Ok? Quindi quando ho P omega R, questo è uguale ad omega, omega per L con S, l'ho chiamato X con S. Fate bene a chiedere, chiedete. Bene? Questa è l'equazione di statore per una macchina sincrona funzionante da motore. Del funzionamento da motore. Nel funzionamento da generatore, cosa succede? Succede che cambiano le convenzioni sul verso della corrente. Ok? Di conseguenza l'equazione nel funzionamento da generatore diventa E con 0 è uguale ad R con S per I più J X con S per I più V. Ok? Apparentemente è come se si invertissero E e V, in realtà è la convenzione sul verso della corrente che cambia nella convenzione da generatore. Bene? Queste relazioni rispondono a un molto semplice circuito equivalente, che è molto più facile del circuito equivalente della macchina a induzione. Scritta così, risponde questa macchina a un circuito equivalente che nel funzionamento da motore è il seguente: ho una tensione V, la applico, X con S, R con S, E con 0. Nel funzionamento da generatore viceversa avremo E con 0, X con S, R con S e la tensione V con corrente I in questo verso qui, I in questo verso qua. Okay? Questo è il circuito equivalente della macchina sincrona nella variante di Ben Eschenburg. Perché studieremo un'altra semplice variante di questo circuito. Ogni variante, ogni rappresentazione del circuito equivalente di questa macchina
consente di effettuare determinate elaborazioni sulla, sulle sue caratteristiche, sulle sue proprietà. Ok? Ci resta a questo punto da completare con l'equazione del momento della coppia elettromagnetica. Ok, per far questo si può fare in varie strade, potremmo fare la potenza come V per I coniugato, parte reale di V per I coniugato, parte coniugato 3 e così via. Lo facciamo in forma grafica, che è la forma tradizionale. A questo punto, di queste quantità qui diamo un'interpretazione grafica. Ok? Funzionamento da motore. Nel funzionamento da motore prendo a riferimento la tensione V . Traccio il diagramma fasoriale, avremo una tensione V e una corrente I sfasata con un determinato sfasamento φ rispetto alla tensione V. Riferiamoci al funzionamento da motore. Riferiamoci al funzionamento da motore e scriviamoci la potenza diciamo in ingresso ad una macchina sincrona. La potenza in ingresso, la P elettrica, la possiamo scrivere come 3 V per I per il coseno dell'angolo φ. O in tutto quello che abbiamo detto, la V è la tensione di fase. Okay. 3VI coseno di φ. Dobbiamo trovare un'espressione per questa potenza. Immaginiamo una macchina per la quale la resistenza R per I sia molto ridotta. Ok? Se io riduco la resistenza, la caduta resistiva, okay, è molto ridotta in confronto con la caduta induttiva, così come normalmente si verifica nelle macchine sincrone, tranne in alcuni casi, per esempio quando la frequenza è molto bassa, questa reattanza diventa molto molto piccola. Quindi per macchine che funzionano con velocità piuttosto basse, attenzione, perché questo termine di resistivo non si può più trascurare. Però diciamo tradizionalmente lo si trascura, trascuriamolo. Allora abbiamo E con 0 la corrente I, il termine R per I è piccolo e invece abbiamo un termine J X con S per I . Ok, questo è l'angolo retto e questo è l'angolo φ. Bene, allora dobbiamo scriverci questa quantità 3VI coseno di φ. Questa quantità ovviamente sarà anche la potenza meccanica, avendo trascurato l'unico termine che ci poteva dare conto delle perdite, il termine R per I. A questo punto ci resta che la potenza elettrica in ingresso è anche la potenza meccanica. Che cosa dobbiamo scriverci? Ricordiamoci questi angoli. Allora, se questo è l'angolo φ, questo angolo qui è 90 gradi meno φ. Bene. La proiezione sulla V di x con s per i
sarà x con s per i per il coseno di 90 gradi meno phi, ossia x con s per i per il seno di phi. Ok? Allora, in realtà mi serve x con s per i, mi serve la lunghezza di questo tratto qui, x con s per i per il seno di 90 gradi meno phi è uguale ad x con s per i per il coseno di phi. D'accordo? Questo stesso tratto lo posso scrivere, la lunghezza di questo stesso tratto me la posso scrivere come e con 0 per professore il... buongiorno. Salve. Un avviso ai ragazzi, qualcuno di voi ha parcheggiato al secondo seminterrato al posto dei disabili? È uguale ad e con 0 per il seno di delta. Ok? Allora, questo segmento qui lo posso o calcolare come x con s per i per il seno di questo angolo qui, che non è altro che 90 meno phi, riferendoci a questo triangolo rettangolo, oppure lo posso calcolare come e con 0 per il seno di delta. Ok? A questo punto, i coseno di phi è anche uguale ad e con 0 sen delta diviso x con s. Quindi 3 v per e con 0 fratto x con s per il seno di delta. Ok? Ecco perché questo angolo delta si chiama anche angolo di carico, perché rappresenta sì lo sfasamento tra v ed e con 0, ma a V ed E con 0 costante, tipo quando la macchina è connessa a rete di potenza prevalente e quindi a tensione costante, E con 0 costante perché lo stiamo mantenendo il flusso costante, mi dice quanto vale la potenza, okay? Cioè quanto vale il carico. Se voglio la coppia, devo dividere la potenza per la velocità omega R, ma omega R al sincronismo è omega fratto P, per cui il momento della coppia elettromagnetica, il modello si completa aggiungendoci il valore, la relazione che mi dà il momento della coppia elettromagnetica, che è 3 P fratto omega V E con 0 fratto X con S per il seno di delta. Da notare che il modello è venuto bene perché quando siamo in funzionamento da generatore abbiamo visto delta cambia segno, coppia cambia segno. Ok? E andiamo in funzionamento da generatore. Bene? A questo si aggiunge l'equazione di equilibrio meccanico, che è momento della coppia elettromagnetica meno momento resistente, l'equazione di D'Alembert, chiamiamolo T con L, load. D'Alembert mi dice che questo è uguale a J d omega con R su dt più, se ci volete, lo smorzamento di gli effetti, diciamo, smorzanti D per omega R. Ok? Si aggiunge l'equazione di D'Alembert, questa è nel funzionamento da motore, nel funzionamento da generatore si invertono T e T con L, perché il carico diventa il generatore e c'è un momento motore connesso all'asse. Nella maggior parte delle cose che diremo da questo momento in poi, la macchina la considereremo nel suo funzionamento da generatore. Perché?
perché nel funzionamento da motore la macchina sincrona è usata raramente a tensione impressa. Vedremo alla fine del corso che invece nel funzionamento da motore la macchina è usata largamente in questo momento, considerando nel modello a corrente impressa, per cui dovremo effettuare una modifica a questo modello e considerarne la versione a corrente impressa. Quindi in quello che cercherò di dirvi da ora in poi, la maggior parte delle cose che vi dirò saranno relative alla macchina nel funzionamento da generatore. Ok? Bene. Cosa ci resta da dire oggi? Iniziamo a ragionare su questo modello e iniziamo a ragionare in particolare sulla caratteristica a vuoto e poi vedremo il funzionamento sotto carico. Quindi ne vediamo prima il funzionamento a vuoto e poi il funzionamento sotto carico. Funzionamento a vuoto nelle condizioni di vuoto, che significa? Significa che la macchina non ha correnti circolanti nell'armatura, ok? Sullo statore, sull'armatura non ci sono correnti circolanti. Di conseguenza avremo un rotore eccitato e un avvolgimento trifase di statore funzionante a vuoto. Quando funziona a vuoto, nella fase di rotore che cosa c'è? C'è soltanto la tensione indotta per effetto della presenza dell'eccitazione sul rotore. Okay? Quindi se io vado con un misuratore di tensione sulla fase, se non c'è carico, cioè non c'è corrente che passa negli avvolgimenti, se gli avvolgimenti sono aperti, la tensione che leggo è la tensione indotta per effetto della presenza del sovrarotore. E questo sia nel funzionamento da motore che da generatore, tanto senza corrente non ce ne accorgiamo. Come si comporta? Allora, noi sappiamo che la E con zero è in modulo uguale ad omega per il valore efficace del flusso di eccitazione. Quindi la tensione indotta dipende dalla frequenza e dipende dal flusso di eccitazione. Il flusso di eccitazione a sua volta dipende tramite l'induttanza magnetizzante dalla corrente di eccitazione. Ok? Ci siete? Ve l'ho scritto già in valore efficace, quindi ho già diviso per radical 2. A questo punto io posso tracciare un diagramma di corrente in funzione della corrente di eccitazione, mi vado a tracciare il diagramma della tensione indotta con zero. Sperimentalmente come faccio? Sperimentalmente prendo la macchina, la metto in rotazione con un motore primo, lascio gli avvolgimenti aperti, misuro la tensione indotta ai capi dell'avvolgimento, ok? Al variare dell'eccitazione con E. Cosa noto? Ovviamente questa è una caratteristica che sto per tracciare che dipende dal valore della corrente e dal valore dell'induttanza. Succederà che aumentando la corrente aumenta il flusso psi con E e aumenta quindi anche con zero. Fino a quando posso aumentare la corrente? La posso aumentare indefinitamente? No, perché a un certo punto il circuito magnetico satura. Quando il circuito magnetico satura, la L con M diminuisce e la E con zero aumenta, ma aumenta men che linearmente. Quindi anziché aumentare linearmente, arrivato a un certo punto, satura. Ok? Bene. In realtà non è proprio così,
Perché? Perché nella condizione di con E uguale a 0, nella condizione di con E uguale a 0, c'è un lieve magnetismo residuo dovuta alla induzione residua che rimane nel circuito magnetico dopo che il circuito magnetico è stato magnetizzato in corrente continua. Il circuito magnetico viene magnetizzato in DC, quando stacco la continua, se vi ricordate la caratteristica BH di un materiale magnetico, c'è una caratteristica, scusate, di prima magnetizzazione, poi quando il campo ritorna a zero, io non ritorno mai a zero, ma resta un'induzione residua di con R. Okay. Questa induzione residua fa sì che l'E con zero a vuoto, se la macchina ha funzionato per un po', non sia esattamente zero, ma sia, abbia un piccolo valore lievemente rilevato. Ma è poca cosa. Bene, questo è il funzionamento a vuoto della macchina. Questo funzionamento a vuoto serve anche per effettuare una prima modalità di identificazione parametrica sulla macchina, ossia voglio calcolare quanto vale la, diciamo, i parametri di questa macchina del circuito equivalente sono essenzialmente 3, ok? Il valore di E con 0, il valore di R con S e il valore della reattanza sintetica. Il valore di R con S lo misuriamo con una prova volta amperometrica e ce lo leviamo di torno. Il valore della reattanza sincrona viceversa è da determinare. Come faccio? Prendo la macchina funzionante da generatore, quindi connetto all'asse un motore primo che lo mette in rotazione, e chiudo le tre fasi della macchina, le chiudo in cortocircuito. Ok, quindi lo metto in rotazione con un motore primo qualsivoglia e chiudo la macchina, le tre fasi della macchina le chiudo in cortocircuito. Bene, chiudendo la macchina in cortocircuito mi riferisco al funzionamento da generatore, avrò che dal circuito, dal modello del circuito equivalente ricaverò R con S per I più J X con S per I. In questo caso il diagramma fasoriale, in questo caso che è un caso particolare, un caso del genere, è un caso in cui la macchina è connessa in cortocircuito, la tensione Morsetti è nulla, la corrente che circola, trascurando, considerando che R con S per I è molto piccolo, E con 0 sarà bilanciato quasi tutto dalla reattanza, dalla caduta sulla reattanza, sulla reattanza sincrona. Quindi il diagramma che viene fuori è questo. Con la corrente I che ha la stessa fase della resistenza e la corrente di armatura,
la E con 0, che in questo caso è meno d φ su dt, sarà sostenuta, scusate, da un flusso che è a 90 gradi, così di eccitazione, che è a 90 gradi con la E con 0. Questo ci significa che la corrente nella prova di cortocircuito ha un effetto smagnetizzante rispetto al flusso, sta a 180, quasi a 180 gradi rispetto al flusso, tende a smagnetizzare il flusso di eccitazione, tende a smagnetizzare la macchina. Questo significa pure che quando la macchina sincrona va in cortocircuito, il cortocircuito della macchina sincrona ha un effetto smagnetizzante. Variando a questo punto la corrente di eccitazione, ci siamo? Varia il flusso, varia la E con 0, varia la corrente di cortocircuito. Cioè questo diagramma per un E con 0 più piccolo di questo che abbiamo considerato si può ricostruire, mi varia il flusso, varia R per I, ma quello era già piccolo, e mi varia anche J X con S per I, e cioè mi varia la corrente di armatura. Quindi io posso scrivere, facendo questa prova a eccitazione variabile, in funzione della corrente di eccitazione mi posso risalire, riscrivere la corrente di armatura. Ok? Questa relazione tra la corrente di eccitazione e la corrente di armatura è grosso modo lineare. La prendo per punti, la faremo in laboratorio, è grosso modo lineare. Beh, lo faccio per vari valori di E con 0, faccio variare la E con 0, quindi faccio variare la corrente di eccitazione e mi scrivo la I con A. Quindi avrò a questo punto un diagramma di E con 0 funzione di I con E, e qui avrò un diagramma di I con A, corrente di armatura in cortocircuito, come una funzione di I con E. Se trascuro la caduta sulla resistenza, quando io faccio punto per punto il rapporto E con 0 sulla corrente di armatura, in modulo ottengo esattamente il valore di I con S. Quindi posso tracciare X con S come E con 0 diviso I con A, ma sono entrambe funzioni di con E, sono entrambe funzioni della corrente di eccitazione. Cosa succede volendo tracciare il grafico? Ok, nel primo tratto lineare il rapporto tra E con 0 e I con A rimane costante. All'aumentare della corrente di eccitazione, okay, il numeratore cresce meno che linearmente, il denominatore cresce linearmente, quindi il denominatore cresce di più del numeratore, e quindi ho un andamento della reattanza sincrona che è questo. Okay? Questo significa che io i parametri del circuito equivalente li posso estrarre da una prova a vuoto della macchina e da una prova in cortocircuito, così come abbiamo fatto per la macchina a induzione e così come abbiamo fatto in precedenza per il trasformatore. Va bene?
e così concluderei la lezione. La caratteristica di XS in funzione di icone, come c'è la prima parte è costante. Devo fare solo, la prima parte è costante. E poi, perché diciamo ho due rette, due funzioni diciamo lineari, rapportate una rispetto all'altra, il rapporto tra due funzioni lineari è costante. Verso la fine non diminuisce la pendenza. Verso la fine. No. Arrivato qui inizia a saturare e quindi è con 0 cresce meno che linearmente, il denominatore continua a crescere linearmente e quindi. Quella parte finale. Questa? Arrivato a un certo punto la pendenza, questa retta diventa un'altra volta lineare con la pendenza dell'aria, con la pendenza mu con 0, perché meno di mu con 0 non posso andare, e a questo punto c'ho un'altra volta due rette e quindi raggiungo una asintota. Ok? È asintotica. Oh, cosa succede con la velocità? Quando aumenta la velocità il diagramma si sposta, si moltiplica per una costante che diciamo dipende dalla velocità, diminuisce, si va giù. Ok.